Ora, não te cheirei. Buona serata a tutti voi. Eccoci di nuovo col nostro appuntamento di domenica con la dimostrazione base. Per chi non mi conosce, se si collegheranno persone nuove, io mi chiamo Lia Paparatto e lavoro con questa azienda ormai da tantissimi anni. Allora, cosa preparo oggi nella dimostrazione base? Le solite quattro ricette che si fanno nella dimostrazione, solo che questa volta farò una pasta diversa. Farò queste conchiglie con questi broccoletti tagliati piccoli piccoli e pochissima salsa. Poi andrò a fare la pizza come al solito, la frittura di calamare e di patate. Con queste ricette mostrerò alla grande tutte le funzioni del nostro magico coperchio. Allora, incominciamo con la pizza. Un attimo che prendo una padella. Nella dimostrazione base vi voglio far vedere che potete usare benissimo le pentole vostre. E potete cucinarci di tutto e il Magic Cookery li va a coprire naturalmente. Allora, ora io in una padella normale andrò a fare la pizza. Mettiamo un goccino d'olio in fondo della padella. Mi devo preparare un po' di farina, ora vi spiego perché. Qua ho la pizza lievitata. Vado a spargere con le mani l'olio in fondo sulla padella. E ora andiamo a stendere la pizza. Allora, vedete quando la pizza vi torna indietro? Che fa il tira e molla proprio, oppure quando è morbida e vi appiccica le mani. Allora, un po' di farina sull'impasto. C'è alcuni che mettono olio, ma io preferisco la farina, così vado ad aggiungere meno calorie nella pizza, perché l'olio sappiamo ha molte calorie. Con la farina si riesce ad allargarla benissimo e senza che la pizza torni indietro. Se vedete che avete messo tanto un po' d'olio in più sotto e vedete che va a scivolare, basta capovolgerla. Un altro po' di farina e la pizza non va più a scivolare. Dove la portiamo? Sta. Vado a lavare le mani. Un attimo che arrivo, che io basta che mi sposto di un metro, a me non mi vedete. Perché infatti non ho nessuno che riprende il video. Ora, la farina ora non mi serve più per la pizza. Mettiamola a posto e facciamo spazio. Ora preparo la salsa. Salsa ce ne vuole pochissima. Quanto per colorare la pizza con la parte superiore. Pizzico di sale.
un goccino d'olio. Ora vedete quanto è facile fare una pizza col Magic Cookery. Prendiamo l'origano. Ora andiamo a spargere la salsa fino ai bordi, facendo attenzione però che non esca fuori dai bordi. Col piano della padella deve appoggiare solo la pizza, ma nessun tipo di liquido. E la salsa, come voi sapete, è liquida. Ok. Ora andiamo a mettere pezzetti di provola e io la metto anche ai bordi. Voi dite perché pure ai bordi? Così la provola si scioglie, si bruciacchia e mi diventa la pizza con la crosticina laterale. Viene più colorata, più saporita e i bambini i bordi non li buttano. A volte anche noi grandi, quando compriamo la pizza della pizzeria, andiamo a buttare i bordi. Ma con la provola laterale i bordi si mangiano. Ok. Io il vizio sempre di abbondare. Ora mettiamo un po' di prosciutto. Non sto leggendo commenti, qua non mi escono. Magari c'è qualcosa che non va. Vado a vedere il suo telefono. Dove sto riprendendo? No, significa che ancora non avete scritto nessuno. Ecco perché non mi escono i nomi. Allora, ora voglio mettere delle olive verdi schiacciate che ho preparato io. Servo una forchetta. Così non è sempre la solita pizza con provola e prosciutto. Lo facciamo variare, se no sempre la solita minestra. Infatti di queste olive ne voglio mettere tante. C'è anche un peperoncino piccante in mezzo alle olive. E ora in 10 minuti la mia pizzetta sarà pronta. La faccio piccola perché grande non riusciamo a mangiarla tutta, perché in effetti stasera non faccio solo la pizza, ci sarà anche la pasta. Allora, ora abbiamo bisogno dello spargifiamma, perché per cucinare la pizza ci vuole sempre lo spargifiamma.
Questo non deve mancare mai, né per pizza, né per lasagne, né per cannelloni. Ok. Andiamo a coprire questa padella col coperchio 31, anzi, posso usare anche il quadrato. Il coperchio quadrato, chiamato anche qua tondo, va a chiudere anche le pentole tonde, quindi ha una marcia in più. Ora prendiamo con la preparazione della frittura. Qua ho pochissimi calamari perché ne faccio pochi perché sto facendo una semplice dimostrazione, quanto per far vedere la frittura e per far vedere che nello stesso olio del pesce poi andrò a friggere le patate. Devo cambiare bomboletta qua. Che ci vuole fiamma alta. Dove l'appoggio questa? Che questa è alla fine. Ora vado a friggere in questo pentolino. Userò l'olio che ho usato la volta scorsa e se necessario ne aggiungerò altro. Infatti questo è poco. Quindi andrò ad aggiungere altro olio. Non bisogna mai riempire troppo la pentola, metà deve rimanere sempre vuota. Possiamo inserire già i calamari a freddo. Con l'olio caldo si inseriscono solo quando si deve friggere qualcosa di pastellato, che se passa in pastella, però prima dobbiamo far riscaldare per bene l'olio, sempre col coperchio. Poi spegnere e mettere ciò che dobbiamo friggere di pastellato. Vado a lavarmi le mani. Pentolino è messo storto. Ancora non è ora di controllarla. E ora andiamo a preparare in questa wok obliqua, vado a preparare la pasta, quindi vado a inserire il coltello, mi serve
Quindi inseriamo un goccino d'olio. Cipolla tagliata sottile sottile, strano che non c'è nessun saluto, vediamo al telefono. Oggi non avete voglia di salutare. Allora andiamo a mettere. Possiamo mettere sin da ora i broccoli. Pizzico di sale. Non molto perché la pasta sarà poca quella che cucino. Qua sta friggendo la frittura per controllare se va bene, quando è pronta, bisogna alzare il coperchio verticale senza inclinarlo affatto e sbirciare nel pentolino. Quando è una frittura a immersione, che non bisogna girarla. Ok. Ora inseriamo la pasta. Metto intorno a 150 grammi. Ok. È ora di controllare la pizza. La pizza la vado a controllare di sotto, cercando di alzarla con qualcosa delicatamente. È cotta. Andiamo a prendere un piatto per la pizza. Lo voglio far vedere. Vedete la crosticina dei lati? Come è ben cotta pure. Qua sto preparando la pasta. Qua è la frittura senza inclinare affatto, vedete? Ancora non sono colorati. Ciao Anna Maria. Ciao Maria. Nel controllare la frittura dicono che schizza, ma schizza quando inclinano il coperchio, ma se l'alzate proprio verticale senza inclinarla affatto, non schizza. Quindi bisogna saper scoprire. Ecco qua la mia pizza. Andiamo a metterla. Ok. Ora qua l'olio, cipolla, il sale, la pasta l'abbiamo messo, ora andiamo a mettere l'acqua.
Però prima voglio mettere pochissima salsa, in modo per renderli un po' rosati. Così non vengono completamente in bianco. E ora l'acqua. Per 150 grammi d'acqua devo mettere un bicchiere e mezzo, però ne metto un po' di più dal momento che questa pasta ci vuole più tempo per cucinarsi. Quindi ne metto quasi due. Poi se necessario ne potrò aggiungere ancora. Qua sono buoni. Ok, se no mi diventano scuri. Quando si chiude bisogna toglierli veloce veloce, se no continuano a colorare qua. I calamari sono pronti. Andiamo. Per la pasta non mi serve lo spargifiamma. Oggi mi cade tutto. Copriamo col coperchio 31. Ora, dal momento che i calamari li ho infarinati, quindi al fondo si è depositata farina, devo filtrare quest'olio. Guardate il manice di questa pentola. Io oggi sto cucinando con le pentole che anche voi potete avere in casa, qualunque tipo di pentola. Quello che sto facendo vedere oggi è la funzionalità del coperchio, del Magic Cookery. Vedete che i manici sono all'ingiù. C'è il coperchio, li ho smontati e girati dall'altra parte, così questo tipo di pentola la posso chiudere anche con un coperchio grande. Perché se i manici erano montati normale come questi, il coperchio andava a toccare con i manici e quindi non si poteva usare su questa pentola. Però quando le pentole lo permettono, si possono capovolgere i manici della pentola. E qualunque coperchio la va a chiudere. Quindi filtriamo l'olio. Andiamo a inserire le patate. Non vale la pena asciugarle, quindi non sporchiamo nemmeno lo strofinaccio per asciugarle. Andiamo a riaccendere i gas. Sempre coprendo col coperchio Magic Cookery. Ora questa la vado a coprire col coperchio 21. Quindi diametro 21. Andiamo ad accendere. Premetto che io non finirò mai di dirlo,
e lo ripeto tutte le volte che faccio la dimostrazione, che la frittura fatta col Magic Cook è una frittura leggera che non fa male. Voi dite perché? Sempre frittura? Sì, è frittura, ma col sistema di come la friggiamo è come se non lo fosse, perché il coperchio Magic Cook ci darà la possibilità di poter friggere a basse temperature. E quindi l'olio non tocca la soglia fumo. Non toccando la soglia fumo non si sprigionano sostanze tossiche come ad esempio l'acrilamide. Quando noi friggiamo senza coperchio andiamo a inserire nel nostro organismo sì quello che friggiamo, ma ricco di sostanze tossiche come l'acrilamide. E questo fa molto male alla nostra salute. Quindi i coperchi ci salvaguardano la salute, ce la fanno conservare di più, diciamo. Poi anche chi soffre di stomaco può mangiare benissimo la cottura che i coperchi e risolve secondo i problemi che ha nello stomaco. Ad esempio mio figlio, prima che io abbia i coperchi, soffriva di gastrite. Ora mangia di tutto e non si lamenta più, però tutto cotto col Magic Cook da ben 18 anni. Io non cucino niente senza questo magico coperchio. In più io ho un grosso problema che senza coprire col Magic Cook io non posso cucinare, perché appena in casa si sprigionano cattivi odori a me mi viene l'attacco d'asma. Quindi senza il Magic Cook non posso friggere. Non posso cucinare, che so io, una pasta asciutta perché anche il vapore mi dà fastidio. Voi dite, ma il vapore ne esce lo stesso? Sì, esce quel poco di vapore, però è un vapore filtrato, che non ci sono che cattivi odori intorno. Quindi per me questi coperchi sono stati la salvezza. Ora vi voglio mostrare una prova evidente di come l'olio non va ad alta temperatura. Quindi vado a mettere un goccino d'acqua in un bicchiere. Qua sta friggendo. Sentite il rumore? Anzi, meglio che prendo la telecamera e vi faccio vedere ancora più da vicino. Allora, sentite il rumore, sta friggendo proprio. Ora tolgo il coperchio senza inclinarlo, verticale e orizzontale, e butto quest'acqua. Vedete che non schizza? Ora vi faccio vedere che metto il dito. Vedete, il dito è asciutto, lo vado a inserire nell'olio che frigge. Vedete come lo so condito e non mi sono bruciata affatto? Questa è la prova evidente, la prova dell'acqua, la prova del dito, la prova evidente che non va ad alta temperatura, non tocca la soglia fumo e non si liberano sostanze tossiche. Vediamo la pasta. Vedete che bella questa padella, che una la salta proprio. Tra un poco sarà pronta le conchiglie, le mie conchiglie con gli zoccoletti. Allora, voglio cominciare a dirvi almeno il prezzo di questi coperchi che sto cucinando. Allora, questo è il 31, in offerta costa 69,90, mentre a prezzo pieno era 109,90. Questo è il 21. In offerta 39,90.
Il 21 chiude le pentole da 16 fino a 20. Il 31 li chiude da 16 fino a 30. Poi oggi vi ho mostrato il coperchio quadrato, il quadrato che chiude anche le pentole tonde. Prezzo pieno 109,90, scontato 69,90. E chiude anche le pentole quadrate, le pentole tonde fino a 28. Ora vi faccio vedere che chiude anche questa. Un attimo. Vedete, chiude anche questa qua. Rimettiamo il coperchio di prima. Vediamo le patate. Ancora non sono buone. Allora, tra un po' vi faccio capire come potete avere questa wok perfino con 99 centesimi a contributo. Metto la telecamera a posto e vi spiegherò. Le patate a quest'ora sono buone. In effetti sì, devo prendere subito. Bella croccante e colorata al punto giusto, in più non si sentono di pesce. Andiamo a mettere insieme. Mettiamo da un lato anche i calamari. E un pizzico di sale. E il mio fritto è pronto. Vediamo la pasta. Devo aggiungere un goccino d'acqua perché si sta asciugando. Anche fredda non ha importanza. Allora, come si può avere questa bellissima wok obliqua della linea perfetta, priva di sostanze tossiche, priva di cadmio, di PFOA, come si dice, di nichelli, di piombo, insomma la pentola della salute. E va anche sul piano induzione. Allora, a prezzo pieno costa 79,90 euro. Però la potete avere perfino come regalo a contributo tutte le clienti, tutte le mie clienti, clienti, tutte le clienti insomma, con solo 99 centesimi. E le piccole spese di spedizione, oltre 3,90 euro. Quindi invece di pagarla 79,90 l'andreste ad avere a 99,90, cioè 0,9990, 99 centesimi. Come? Se mi aiutate a trovare clienti, diciamo, voi fate il passaparola,
invogliate amiche, parlate di questo prodotto, quanto vi trovate bene e magari la vostra amica è interessata ad averlo. Ebbene, la vostra amica avrà il prodotto con le promozioni e voi in questo modo acquisterete clienti. Se mi date la possibilità di fare solo una nuova cliente da parte vostra, l'avrete da 19,90. Se mi trovate due vostre amiche che diventeranno clienti, l'avrete a 14,90. Se ne trovate tre di vostre amiche, l'avrete a 9,90. Se ne trovate quattro, l'avrete a 4,90. Se riuscite a trovarne 5, l'avrete a 99 centesimi. E tutto questo in tutto questo mese di gennaio. Perché a febbraio poi ci sarà un altro regalo, non più questo. Questo è solo per gennaio. E per la funzionalità che ha, è peccato perderla. Un po' di spazio. Pasta è quasi cotta. Il coperchio 35 che oggi non l'ho usato, ma è il grande che copre le pentole da 16 a 34 a prezzo pieno. Il prezzo da listino è 119,90, però è in offerta a solo 79,90. E col 35 andrete a chiudere tutte le vostre pentole, padelle, tegami da 16 a 34. Cucinando col Magic Cook ci dà la possibilità, primo, di cucinare e salutare, perché qualunque cosa cuciniamo, ripeto sempre, non va ad alta temperatura, anche se facciamo, che so io, un pollo, invece di farlo a forno lo facciamo in tegame, in padella col coperchio. Quando noi mettiamo per cucinare al forno del pesce o della carne che ha la parte del grasso, dei grassi, e con le alte temperature, perché il forno si sa, lo mettiamo almeno a 200 gradi, con le alte temperature si liberano sostanze tossiche, come dico sempre. E anche quando andiamo, che so io, a arrostire il pollo sulla brace, anche là si libera una sostanza micidiale, proprio il benzopirene, quello è proprio il più grande nemico per noi. Invece cucinando tutto col Magic Cookery, tutte queste sostanze tossiche e nocive, non andiamo a inserirle nel nostro corpo, perché cuciniamo e il cibo, il piatto che prepariamo, è privo di queste sostanze. Quindi i coperchi ci fanno mantenere la salute. Poi ci fanno risparmiare tempo, fatica. Io ad esempio ora ho cucinato la pizza, ho sporcato solo quella padella. Per la frittura non sono stata dovuta stare là a girare, che schizzava, che sporcava il piano cottura, niente proprio, che schizzava sugli stipetti, proprio assolutamente. Non dobbiamo aprire le porte, specialmente ora che è inverno, per via dei cattivi odori, proprio. Possiamo cucinare benissimo chiusi in una stanza. Andiamo a risparmiare gas, energia elettrica, quindi si dimezza la bolletta dell'energia elettrica. Anche perché con l'aumento che c'è stato cadrebbero proprio ammazzate se andremmo ad accendere spesso il forno. Per fare la pasta, come voi vedete, si sporca una sola pentola, padella, quello che sia, una pentola e un coperchio. Quindi non bisogna sporcare la pentola per il sugo e accendere un fornello per il sugo. Non bisogna sporcare la pentola per bollire la pasta con un altro fornello per la pasta. E a fine cottura, cosa abbiamo poi dopo aver mangiato da lavare? Solo la padella e il coperchio e il piatto che mangiamo.
Quindi questi coperchi sono proprio la manna del cielo. E con le promozioni che ci sono oggi, che sono molto più basse di 18 anni fa, quando ho cominciato a lavorare con questa azienda, oggi è facile far entrare il Magic Cook proprio in tutte le case, ma in tutte. La mia pasta è cotta. Visto? Devo stagliare. E impiattiamo. Voglio far vedere come si è asciugata completamente. Vedete, proprio asciutta asciutta. Mettiamo a posto telecamera. Alcuni si domandano che potrebbe far emare l'amido cucinando la pasta così, senza scolarla. E invece no, fa più male quando si cucina normale e si va a scolare e no quando l'amido rimane tutto nella pasta. Voi dite come mai? Giochiamo sempre con le basse temperature. Quando cuciniamo la pasta normale e la andiamo a scolare, la cuciniamo senza Magic Cookery. Quel poco di amido che rimane sulla pasta è trasformato in zucchero, mentre qua rimane tutto l'amido, ma non è trasformato in zucchero, ma in gastroprotettore dello stomaco, quindi diviene più salutare. E in questo modo, essendo trasformato non in zucchero, ma in gastroprotettore dello stomaco, diviene la pasta più salutare. Naturalmente, vi ripeto all'infinire che continua ancora la raccolta punti, che si vuole inserire a fare la raccolta punti. Ok, vi ringrazio di aver partecipato. Per stasera abbiamo finito. Ciao ciao a tutti. Ciao.